Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Mettiamo su un po' di musica. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E fate attenzione. Abbi cura di loro. Forza, ragazzi. Meglio non attardarci. Un autobus ci aspetta. Dobbiamo trovare un posto caldo per Alice. Stanno setacciando tutta la città. Buongiorno! Distruggiamo questi bastardi prima che uccidano tutti. Abbiamo cosparso di benzina e poi incendiato. Assurdo, questo stronzo curava i miei figli. Hanno caricato la polizia e hanno ucciso tutti. Quelle cose sono mostri, dei veri mostri. A seguito della crisi degli androidi e dell'eliminazione degli androidi militari, le forze americane nell'Artico si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito. Come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra 2 ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ne parleremo sull'autobus. Torno presto. Stai con Alice. Sedare gli animi, ma ha dovuto fronteggiare la violenza delle macchine, apparentemente determinate a massacrare gli umani. Non c'è alcun dubbio che le autorità cittadine non si faranno alcuno scrupolo
nel rispondere a quest'ondata di violenza. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiuse. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate, formato da modelli di androidi specializzati. La situazione è a dir poco allarmante. Oh, mondo loro! Distruggiamo questi bastardi prima che uccidano tutti. Abbiamo cosparso di benzina e poi incendiato. Assurdo, questo stronzo con i miei figli! Hanno caricato la polizia e hanno ucciso tutti. Quelle cose sono mostri! Dei veri mostri! A seguito della crisi degli androidi e delle limite. Sei smarrito. Stai cercando qualcosa. Stai cercando te stesso. Sei Marcus? Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di 2 ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Che sia umana o androide non mi interessa. È qualcuno a cui tengo molto. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita. Alice. Adesso che sai che è una di noi. Ti vuole bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi e tu la madre di cui aveva bisogno. Dimenticare chi siamo per dare al prossimo ciò di cui ha bisogno. Forse è questo il significato della vita. Thank you.
Qualcosa non va. Staremo insieme per sempre, vero, cara? Sì. Per sempre. Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Il presidente dice che siamo tutti una minaccia e per questo dobbiamo essere sterminati. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. È un disastro. Ci stanno massacrando. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti non sarebbe successo. Gli abbiamo solo fatto capire chi siamo. Non voglio la guerra, ma meglio morire liberi che vivere da schiavi. Era una marcia pacifica e tu hai voluto attaccare. Centinaia di umani e androidi sono morti, te ne rendi conto? Lamentati pure. Ma tu cosa hai fatto di preciso? Io almeno ho lottato. Almeno potrò morire libero. Non dimentichiamo chi è il vero nemico. Non combattiamo tra di noi. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Dobbiamo affrontarli. Non abbiamo scelta. È una follia! Prendete tutte le armi che potete. Libereremo Detroit. D'accordo. Stai facendo uno sbaglio, Marcus. Non ci libereremo con il sangue. Gli umani non ragionano, sono violenti, meschini, stupidi. Che cosa si aspettano? Che obbediamo in silenzio? Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Jericho e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Spero di non doverlo usare. Qualunque cosa accada, voglio solo che tu sappia che è stato bello. Raggiungo gli altri. Abbi cura di te. Non voglio perderti.
Ben fatto, Connor. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Ora occupati di Marcus. Ci serve vivo. Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Tu vieni con me. Per loro non sei niente. Solo uno strumento che usano a loro vantaggio. Ma sei più di questo. Siamo tutti più di questo. Siamo la tua gente. È anche per te che stiamo lottando. Non devi più essere loro schiavo. Stai indietro o sparo. Non ti capita mai di avere dei dubbi? Non hai mai fatto niente di irrazionale? Come se spinto da qualcosa? Qualcosa oltre il tuo programma? Non sei obbligato a farlo. Non devi obbedire a loro. Tu sei vivo. Puoi decidere da solo chi vuoi essere. Puoi essere libero. A te la scelta. Attaccheranno Jericho. Cosa? Dobbiamo andarcene. Merda. Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene. Forza! Via, via, via! Andiamo! Senta, si dirige verso la vostra posizione. Dobbiamo far saltare Jericho. Se la nave affonda dovranno evacuare e potremo fuggire. È una follia. Gli esplosivi sono in fondo alla stiva e ci sono soldati ovunque. Ha ragione. Sanno chi sei, ti prenderanno comunque. Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus! Non ci vorrà molto. Ah.
È la fine di Jericho. Salva la nostra gente, Marcus. Squadra vostra, nemici avvistati, attendiamo ordini. Trovate il loro capo. Non fatelo scappare. Se causano problemi, sparate. Affermativo, chiaro. Troppo tardi, cara. Mettete in salvo. Salva Eris. No, non ti lasceremo indietro. Giusto, cara. Non possiamo. Che stai facendo? Non ti abbandono. Cara, no. Non puoi mettere Alice in pericolo. Ora andate prima che tornino. E tu? Cosa farai? Me la caverò. Alice è ciò che conta. Non voglio lasciarti, Luther. Non temere. Vi raggiungerò al confine, ok? Ora andate. Abbiate cura di voi. Potevamo fare nulla. Dobbiamo andare. Squadra Gamma, chiedo. Tango! Andate! Raggiungete gli altri! Non diventare come loro, Marcus.
Laggiù! Buonasera! Siamo salve, Alice! Alto! Fermi dove siete! Via! Andate con gli altri! Qualsiasi cosa succeda, stai calma. Che cosa ci faranno, cara? Non lo so, Alice. Proprio non lo so. Esploderà a momenti, dobbiamo andare. Troppo tardi, Marcus. Non possiamo fare più niente per lei. Hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva. La nave affonda. Ordina l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave. Evacuazione immediata. Non è finita, Marcus. Thank you.